Signore, signori, un caldo benvenuto a tutti voi e buonasera. Ben ritrovati a quelli che sono già amici della nostra associazione. Benvenuti ai nuovi ospiti. Sono molto speranzoso che questa sera diventerete anche voi a vostra volta amici della Via delle Scienze. Vorrei cominciare con questa riflessione, se mi permettete. Quando comincia un viaggio, davvero? La risposta più ovvia, più scontata, è beh, dal primo passo che facciamo oltre l'uscio, quando varchiamo la porta e ci avviamo verso la destinazione che abbiamo scelto, forse anche in questa serata di meteorologia così incerta, a venire qui a sentire questa serata che si preannuncia assolutamente splendida. Se è così, se è da qui che comincia veramente un viaggio, allora questa sera comincia il viaggio della 17ª stagione della Via delle Scienze e io sono molto orgoglioso di presentarvela. Ma è proprio così, ne siamo convinti? Secondo me, questa è la mia personale convinzione almeno, il viaggio comincia molto prima, comincia da una smania, da un'inquietudine della persona che non sta più così a suo agio dove si trova e cerca un altrove verso il quale dirigersi. Posso farvi un esempio? Certo che posso. Allora prendiamo un nume tutelare della Via delle Scienze, Ulisse. Ok? Esce di casa una mattina, è andato a comprare le sigarette e poi per 20 anni non lo rivedono più a casa, non sanno più nulla di lui. Ritorna, trova la moglie naturalmente perfettamente fedele che lo aspetta come al primo giorno e lui un bacio frettoloso alla consorte, poi giusto per non perdere la mano stermina tutti i pretendenti alla di lei mano. E poi me lo immagino nel talamo domestico a rigirarsi da una parte all'altra senza riuscire a prendere sonno e a provare ancora quella nostalgia che lo aveva spinto per 20 anni, per la verità in modo piuttosto intermittente, a cercare la via di casa. Ma a questo punto si rende conto che casa sua non è più Itaca, che casa sua è il mare che ha appena lasciato. E sente dunque il bisogno di ripartire, di riprendere il viaggio. E questa volta il Mediterraneo non gli basta più e punta direttamente verso le colonne d'Ercole, con l'esito che sappiamo. Ok? Allora, se è così, e io credo fermamente sia così, allora il viaggio di questa 17ª stagione è già partito molto tempo fa. È partito, credo, pochi giorni dopo la fine della stagione precedente. Quando è partita per noi quella smania, quell'inquietudine e la domanda che ormai conosco molto bene. E adesso? E ora dove andiamo? Qual è la prossima meta alla quale ci indirizziamo? Quale che sia la risposta alla domanda, quale che sia il momento dell'inizio veramente di questo nostro viaggio, preparatevi, perché il viaggio che stiamo per affrontare questa sera è un viaggio di inimmaginabili dimensioni. Mai la Via delle Scienze ha osato allontanarsi così tanto da casa e prendere la direzione, direi, spazio ultima frontiera, per citare la meravigliosa astronave Enterprise ed il suo mitico capitano Kirk. Ma nel nostro caso nemmeno lo spazio del nostro universo sarà l'ultima frontiera, perché nell'ultima, nella terza serata di questa breve ma molto concentrata stagione, noi cercheremo addirittura di superare queste colonne d'Ercole moderne, il nostro stesso universo, e affacciarci oltre questo estremo limite. Queste le cose belle, naturalmente. È ovvio, e me ne scuso fin d'ora con voi, del fatto che un viaggio così impegnativo, così temerario, ha richiesto delle spese decisamente inaspettate. Ed è per questo, amici miei, che all'entrata avete trovato un biglietto doppio rispetto alle normali stagioni da pagare. Eppure vedo che siete comunque numerosi e avete affrontato senza particolari problemi la spesa del biglietto stesso. Te l'avevo detto, sarebbero venuti in molti e così effettivamente è successo. Qualcuno di noi, più intrepido degli altri, ha detto che se anche li avessimo triplicati, probabilmente ci saremmo garantiti comunque la vostra presenza. Ma, perdonatemi, smetto di celiare e non voglio più oltre addentrarmi nella scivolosa matematica dello zero. E ora mi cerco di ricordare quale dovrebbe essere il mio ruolo effettivo in questa serata, quello di maestro di cerimonie. E uno dei graditi compiti di questo mio ruolo è quello di ottemperare ad una nostra bella tradizione, ovvero quella di invitare tutti voi a dedicare un caldissimo applauso
al nostro graditissimo ospite che è qui con noi, Giovanni Mazzitelli. Naturalmente vi siete fidati di me, oppure avete visto la biografia, la brevissima biografia che abbiamo presentato su di lui, ma nel caso non l'aveste fatto, lasciate che ve lo presenti io stesso. È un fisico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati. Le sue ricerche inizialmente erano dedicate alle onde gravitazionali, poi, più di recente, le ha dirottate verso la materia oscura, che sarà, come già penso sappiate, il tema della serata che ci aspetta. Si occupa moltissimo anche di divulgazione, ad esempio cura Frascati Scienza, si occupa della nottata dei ricercatori, cura un suo blog, giovannimazzitelli.blog, che vi invito a frequentare. Quindi anche dal punto di vista non solo della ricerca, ma anche da quello della divulgazione, della comunicazione di ciò che sa, il suo è un impegno estremamente attivo. E di questo lo ringraziamo, ed è proprio in virtù di questa sua doppia veste che abbiamo la gioia di averlo qui con noi. Tra pochissimo gli cederò la parola, perdonatemi se ancora un attimo mi dilungo, ma essendo la prima serata della Via delle Scienze, oltre al compito che stavo per scordare, e me ne scuso con voi, ma vi porto con le scuse da parte della vice sindaca ed assessore alla cultura Anna Tessaro, grande amica della Via delle Scienze ed anche mia personale, il suo saluto a tutti i presenti e le scuse per le quali non può questa sera essere con noi. So che le dispiace, lo so davvero, e quindi il suo saluto è estremamente sincero e lo comunico a voi, tra parentesi, da parte di una rappresentante dell'amministrazione che, come penso sappiate, è coorganizzatrice delle serate della Via delle Scienze. Detto questo, stavo per dire ancora due parole prima di cedere la parola al nostro graditissimo ospite. Volevo cioè introdurvi la serata che sta per cominciare, ma di più, il ciclo al quale ci accingiamo a prendere il largo. Di ciò che non sappiamo è il titolo che leggete qui di fronte a me. Di che cosa parleremo? Qual è l'argomento di questo titolo un po' misterioso? Ho pensato di presentarvelo, se mi permettete, un po' in metafora. Allora, immaginate che grazie all'astronave del capitano Kirk noi siamo trasferiti in una stanza di un palazzo ancora più antico di quello che qui ci ospita, in una stanza forse più piccola di questa, e che alle mie spalle, anziché uno schermo, vi sia un affresco del primo Ottocento, bruttino, se posso dirvi un mio parere personale, un affresco a fiori, quali molti ne sono ancora presenti nei vecchi palazzi della nostra zona. Solo che l'umidità di questi giorni ha un po' scrostato questo affresco, ha fatto cadere una parte dell'intonaco, rivelando, meraviglia, sotto questo affresco, le tracce di un altro affresco, molto più antico, che gli studiosi hanno identificato come risalire più o meno al primo ventennio del XVI secolo, quindi tra il 1500 e il 1520. Di che cosa può trattarsi? Beh, ciò che attualmente è visibile dell'affresco è una figura femminile, bionda, i capelli in parte sciolti, i piedi scalzi. Accanto a lei un putto completamente svestito e poi un terzo oggetto non identificabile a causa del deterioramento dovuto al tempo e alla copertura data dall'affresco successivo. E poi a correre sui bordi, almeno per la parte visibile, una scritta in latino, di cui oggi si trovano solo tre parole, le uniche che si sono scoperte dall'affresco successivo. De quo nescimus, di ciò che non sappiamo. Che cosa significa questa frase? A che cosa si riferisce? Sarebbe utile conoscere l'intera frase che circondava l'affresco, ma ciò non ci è dato di poter fare. E allora ci accontenteremo di ciò che vediamo e rinunceremo al piacere di scoprire che cosa quell'affresco voleva rappresentare, magari che cosa c'è al di sotto della parte nascosta? Forse aiuterà il sapere che quella residenza era, al tempo di cui stiamo parlando, nella disponibilità della famiglia Bembo. E Pietro Bembo, il celebre umanista,
ebbe a risiedervi per periodi abbastanza lunghi tra un viaggio e l'altro tra le corti d'Italia. A questo punto però le cose si fanno intriganti, perché penso ricorderete che Pietro Bembo ebbe un lungo scambio epistolare che è conservato negli archivi, e uno scambio affettuoso, d'amorosi sensi si sarebbe tentati di dire, non si sa se platonici o non platonici, con Madonna Lucrezia, nata a Borgia e coniugata a Este. Lui, il futuro cardinale, lei, la duchessa. E allora che cosa ci impedisce di immaginare che quella dama bionda, Lucrezia era bionda come tutti sanno, non fosse proprio Lucrezia, e che il dipinto non sia stato commissionato da Bembo, forse da un pittore di scuola giorgionesca, a raffigurare la sua amata dell'epoca e a identificarla naturalmente con una serie di allegorie, di immagini simboliche, così come all'epoca usava. Ecco che allora gli studiosi d'arte, magari anche i filologi, potrebbero cominciare a fare delle ipotesi, e vi assicuro che le riviste e i libri comincerebbero a riempirsi di ipotesi le più fantasiose o le più interessanti. E cosa c'entra tutto questo con la serata che sta per cominciare? Io spero di aver alimentato in voi, anche se sapete che quella che vi ho presentata è una finzione, forse verosimile ma non vera, io spero, dicevo, di avervi alimentato la curiosità. Che cosa c'è nella parte del dipinto che noi non vediamo? Che cosa non sappiamo? Ecco, questa caratteristica non è ovviamente solo tipica della scoperta nel campo dell'arte, ma è ancora più propria del campo delle scienze, in particolare di quelle che hanno un background teorico molto approfondito, così come è il caso della fisica, evidentemente, e anche della cosmologia. E quindi il cogliere il momento, che può essere anche molto lungo, come forse stasera ci sarà dato di sentire, nel quale abbiamo già un'idea, abbiamo delle ipotesi, abbiamo con la nostra immaginazione, con la caparbia applicazione dei ricercatori, formulato delle ipotesi, magari le più diverse e anche in contrasto tra di loro, ed il momento in cui una di queste ipotesi finirà magari per vincere, oppure nessuna, tutte si dimostreranno fallaci, ebbene questo è un momento secondo me da godere, da vivere con estrema passione, con interesse, almeno per noi che non facciamo parte della sofferenza di chi sta facendo questa ricerca, ma ci possiamo godere questo attimo. E quindi abbiamo pensato, e questa è la ragione profonda di questa stagione, di portarvi non a vedere monumenti della scienza già costruita, ma in qualche modo a portarvi a visitare i cantieri della scienza. E devo dirvi che nel ruolo di pensionato mi trovo molto bene nella visita di questo tipo di strutture, e quindi mi sento perfettamente a mio agio, e spero che il professore che invece della costruzione si occupa non sia troppo disturbato dalla nostra presenza qui questa sera. E dunque arriviamo, l'ho tirata a tema assai lunga, arriviamo al nostro ospite e a quello che ci sta per raccontare, Odissea nell'universo oscuro. Ancora una volta Ulisse, come vedete, anzi Odisseo, perché questa volta non prendiamo l'Ulisse dantesco, ma chiaramente quello omerico. È un Ulisse che sta cercando, credo da molto tempo, una risposta a questo affascinante mistero, a quello della materia oscura. E quindi direi che non è il caso di rubargli un attimo di più, né rubarlo a voi, nello scoprire che cosa sappiamo di questo argomento. Giovanni, a te. Grazie a tutti. Grazie. Ma finite dopo. Devo dire, sono un po' emozionato perché, insomma, spero di essere all'altezza delle vostre aspettative e quindi di potervi accontentare in questo viaggio. E anche se, come vedrete, quello che potrò dirvi in realtà è abbastanza poco, perché in realtà noi della materia oscura ne sappiamo abbastanza poco. Ed è qualcosa che inseguiamo da più di 50-70 anni, anzi se i primi indizi risalgono quasi a 70 anni fa ormai. Però non posso raccontarvi la materia oscura, che saranno poi alla fine gli ultimi 10 minuti di questa chiacchierata, senza raccontarvi un po' quello che noi sappiamo oggi e quali sono le cose
molto incerte, molto ambigue e, se volete, che in qualche modo ci conducono in questa odissea giornalmente come fisici, e che dobbiamo affrontare nel capire quello che ci circonda. Allora, prima di tutto vorrei introdurvi gli attori fondamentali di questa storia, di questa odissea che stiamo vivendo, e li introduco in modo molto pittorico. Non so se possono andare le slide. Non si muove più, giustamente, perché... Aspetta, vediamo se così scorre. No. Come al solito c'è sempre... Ok, siamo riusciti ad arrivare al primo degli attori di questa cosa. Allora, il primo di questi attori è il tempo. Sotto ci sono una serie di definizioni che trovate su Wikipedia, sui dizionari, eccetera, di quello che i greci avevano in mente quando parlavano del tempo, ma insomma varie cose nelle quali, se volete, in qualche modo tutti noi, quando parliamo di tempo, forse ci pensiamo direttamente o indirettamente, no? Noi abbiamo questa percezione del tempo molto particolare. Viviamo, è una delle grandezze forse ineluttabili nella vita. In questa stanza noi sappiamo definire lo spazio molto bene, sappiamo che ci sono le mura, eccetera, mentre il tempo scorre, va, e quella parte infinita, indefinita del nostro stesso essere, in qualche modo, appunto in come lo definivano i greci era già molto evidente, e nella fisica moderna ha cambiato molto il suo aspetto. E quello che cercherò anche di farvi capire è che l'ha cambiato unendosi allo spazio, e questo forse per qualcheduno che già ha orecchiato i concetti di relatività ristretta e generale è qualcosa di noto, ma che nello stesso tempo rimane per noi qualcosa di, per noi esseri viventi, abbastanza oscuro. Il secondo protagonista è sicuramente lo spazio, e la cosa interessantissima, secondo me, dello spazio è ricordare Democrito, che è più noto gli atomi, no? L'indivisibile, concetti di questo genere. Ma la cosa divertente è che, se voi vi andate a studiare un po' Democrito, la sua angoscia e la ragione per cui inventò gli atomi, fra virgolette, era il fatto che lui era angosciato dal concetto di vuoto, era angosciato dal concetto di qualche cosa che non esisteva, e quindi doveva metterci qualcosa dentro questo vuoto, e piano piano ipotizzò gli atomi, che poi oggi noi usiamo in un contesto completamente differente, quell'idea, in qualche modo, è l'idea base che ancora oggi vedrete, spero di riuscirvi a farvi capire, essere rimasta in qualche modo come uno dei nostri problemi fondamentali, e anche una delle cose che in qualche modo portano la ricerca avanti e l'interpretazione della ricerca di quello che facciamo. Il terzo protagonista è la massa, se volete. Ma torniamo un po' indietro al Democrito, all'atomo come elemento di materia. E qui la cosa fondamentale, distrugge qualche problema? Sì, non c'è problema. Al concetto, torniamo, se volete, al concetto sicuramente di indivisibile, democriteo, eccetera, eccetera. Però quello che è fondamentale qui è capire che ci sono qualcosa nell'universo, oltre a dove siamo, quando siamo nel nostro universo, che è quello che noi osserviamo oggi, nello stadio finale, che è quello in cui ci troviamo in qualche modo oggi, a 13 miliardi di anni dopo il Big Bang, quasi 14, il nostro universo è fatto
se voi lo pensate in termini di macro oggetti, sicuramente veramente solo di spazio, tempo e materia, no? Pensate ai pianeti, alle costellazioni, alle galassie o a quello che sia che voi osservate intorno a noi. Cerchiamo di non essere locali in questa chiacchierata, ma di pensare un pochettino al di fuori di quello che è il nostro spazio. Quello l'universo è, non è molto di più. E diciamo, quello che cercherò di raccontarvi è un po' come oggi, dove siamo, perlomeno come idee, e un po' quello che è questa evoluzione del nostro universo. E questa cosa è, diciamo, basata su tre grandi teorie. Tutto il sapere degli scienziati come me che si occupano di fisica delle particelle elementari, che si occupano di evoluzione dell'universo, che si occupano di astronomia, eccetera, eccetera, si basa su queste tre grandi teorie, che sono la relatività generale, che descrive l'infinitamente grande, il modello standard, che è quello che viene sperimentato negli acceleratori di particelle come a Ginevra, al CERN, il bosone di Higgs, che avete sicuramente sentito parlare molte volte, che diciamo, descrive il mondo dell'infinitamente piccolo, della meccanica quantistica, e diciamo una terza teoria molto bella, che ha un nome in inglese, lambda CDM, che vuol dire, lambda sta per una cosa che capirete a breve essere l'energia oscura che si trova nel nostro universo e che in questo momento lo sta facendo espandere, e CDM vuol dire cold dark matter, materia oscura fredda. E cercherò di farvi capire perché questa materia oscura, fredda, fa parte di questo nostro universo, che un po' descrive tutta la storia di quello che accade dall'inizio alla fine dei giorni in cui ci troviamo oggi. Ora, parto con una domanda che faccio spesso quando diciamo, faccio questo tipo di interventi. Di solito mi capita di andare nelle scuole, quindi con i ragazzi è divertente anche chiedere a loro che cosa ne pensano di certe cose. Stasera la domanda la faccio diciamo senza aspettarmi una risposta, però tipicamente chiedo a tutti quanti: secondo voi l'universo è finito o infinito? Guardate, a questa domanda le risposte sono sempre quasi 50-50%. Non vi aspettate che ci sia che nell'opinione almeno generale si pensi sempre a un universo finito o infinito a seconda di quali siano le vostre idee. E forse la risposta non è nemmeno così banale, tant'è che gli scienziati, almeno da quando è nata la scienza moderna, quindi da 400-500 anni, si interrogano pesantemente su questo, su questa domanda, e vi devo anche confessare che la risposta vera e propria non l'abbiamo ancora, o meglio, vi darò una risposta, spero che vi soddisfi, ma che in qualche modo ancora ci sono moltissimi teorici che ci stanno lavorando, perché non è così compiuta la cosa. Allora, qui ci sono due paradossi che vi potete trovare, leggere, perché poi hanno delle storie anche molto interessanti come paradossi. Il primo è il paradosso di Orbs, e tra l'altro ha una storia molto divertente che vi invito a leggervi su Wikipedia o dove volete, perché poi non è stato risolto da uno scienziato, è stato risolto da un letterato che è molto famoso. Però appunto vi voglio mettere la curiosità di andarvi a vedere come è stato risolto, almeno inizialmente, prima che poi facessimo la vera soluzione scientifica. Il paradosso di Hobbes è molto semplice: se il nostro universo è infinito e questo universo contiene infinite stelle, perché la notte è buia? Se ci sono infinite stelle, ci sono infinite luci accese fanno infinita luce, e perché il nostro universo, diciamo come lo vediamo, di notte è buio?
perché le stelle non generano una luce infinita. E questa è una delle cose che in qualche modo veniva portato come esempio di un universo che non poteva essere infinito, perché non poteva contenere infinite lampadine dentro se stesso. Dall'altra c'è quest'altro paradosso che è anche molto divertente, ed è il concetto degli infiniti mondi paralleli, no? Nei quali, se voi avete infiniti mondi paralleli, possono esistere infinite forme di vita su questi infiniti mondi paralleli, e se ci sono infinite forme di vita, ci possono essere anche forme di vita che in questo momento stanno facendo una vita esattamente uguale alla vostra, e quindi percorrere uno spazio-tempo esattamente uguale al vostro, in cui sono voi prima e voi dopo. Ma qui sono nati tantissimi film di fantascienza che si basano su teorie vere. Cioè, quello che voglio dire è che queste cose, benché risiedano nella, ve lo sto raccontando in modo molto pittorico, in realtà poi sono hanno dietro le spalle molti pensamenti reali, e con teorie che in qualche modo hanno su cui gli scienziati hanno ragionato veramente. Cioè, il fatto che possono esistere anche universi paralleli nei quali ci sono dei nostri simili che stanno affrontando il passato, il presente e il futuro, è per esempio una delle conseguenze di possibili applicazioni della meccanica quantistica come la conosciamo, e quindi è stata studiata. E per dirvi che ci sono fenomeni di questo tipo che possono accadere. Ovviamente in un universo chiuso avete il problema del famoso quadro del 500, dove invece voi potreste arrivare alla fine dell'universo e mettere la mano fuori, no? E questo è un paradosso ancora più paradosso, perché se mettete la mano fuori da un universo, quello che sta fuori che cos'è, se non un altro universo? Cos'è il concetto di universo se non lo spazio che possiamo raggiungere in qualche modo? E quindi, se volete, quel quadro già mette in evidenza un paradosso molto elementare, il concetto stesso di universo, che si viene a essere violato semplicemente da chi raggiunge il limite dell'universo. Quindi, diciamo, il concetto, anzi, fatemi ragionare ancora su questo, il concetto di universo è molto, è stato molto dibattuto ed è tuttora molto dibattuto, specialmente per le teorie che in qualche modo in questo momento stanno cercando di spiegare proprio come ci comportiamo. C'è però un modo di risolvere questo problema molto, molto semplice, ed è il concetto di un universo infinito ma limitato. Sentite un universo infinito ma limitato. Allora, io sono sulla Terra, inizio a camminare sulla Terra. Cammino, 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 faccio il giro della Terra. Giusto? Ammesso che riesca a campare tanto da poterlo fare. Io quindi vivo in un universo infinito ma limitato, perché sono sempre sulla Terra. Vi è chiaro? Ora, se capite questo concetto, avete capito la relatività generale. Perché Einstein, che diciamo in qualche modo è riuscito a mettere insieme i cocci di quello che era il sapere alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ha pensato che noi siamo un po' stupidi. Abbiamo solo saputo lavorare fino a quell'epoca su quella che si chiama geometria euclidea, in cui due rette parallele non si incrociano mai. Ma se voi siete in grado di prendere altre geometrie, e per esempio la Terra è un'altra geometria, che non esegue la geometria euclidea di per sé, insomma, se volete, la sua superficie non segue la geometria euclidea, due rette parallele si incrociano. Gli angoli di un triangolo rettangolo non sono
Nel frullatore di somma non fa 180 gradi e così via. In un altro tipo di universo come questo che vedete sotto avete altri tipi di geometrie. Quindi possiamo pensare di stare in un universo in cui la geometria non è esattamente quella che noi ci aspettiamo. Guardate che questo concetto che dice perché vi spiego la relatività generale, perché in realtà permette di fare quella che voi avete visto tante volte probabilmente nelle varie rappresentazioni divulgative di quello che è la relatività generale, ma permette di piegare lo spazio-tempo in una geometria che non è più la geometria euclidea, ok? E di in qualche modo fare sì che quella che noi chiamiamo forza di gravità, quella che ci tiene attaccati con i piedi qui sulla Terra, in realtà non è altro che dovuta al fatto che viviamo in uno spazio-tempo non piatto, ma in uno spazio-tempo curvato, come nel caso di questa rappresentazione video, curvato dalle masse, curvato dai corpi. Quindi, se voi state intorno al Sole, come la Terra o la Luna che girava prima intorno alla Terra, voi percepite questa curvatura e cascate, proprio perché lo spazio-tempo in qualche modo si curva, dentro l'effetto della massa che in qualche modo si trova lì intorno. Guardate che questo concetto, molto, non so se sono riuscito a farvi capire minimamente l'importanza e anche la portata di questa cosa, ha rivoluzionato completamente il modo di pensare la fisica. Allora, poi ci torneremo su questo, ma in fisica una delle cose più belle è cercare di scrivere, o perlomeno l'ambizione di qualunque fisico, è quella di cercare di scrivere l'equazione più elegante, più semplice e più lineare possibile che descriva tutto, il tutto, l'equazione del tutto. Questa cosa che può sembrare un'ambizione, ma anche semplicemente estetica, o che so io, in realtà nasconde dietro di sé un concetto fondamentale, il concetto di unificare, cioè il concetto di riuscire a mettere insieme ingredienti completamente differenti gli uni dagli altri, unendoli in un'unica cosa. Ok? E qui Einstein è riuscito a unire spazio, tempo e materia. La relatività generale fa questo. Ed è stata la prima grande unificazione, non è vero che è la prima la fece in realtà Newton. Se voi vi ricordate, vedo che non siete proprio studenti alle prime armi, quindi probabilmente avrete studiato l'equazione della gravità di Newton. Ok, l'equazione della gravità di Newton viene detta equazione della gravità universale. Per quale motivo? Perché funziona per la mela che casca in testa a Newton e per Nettuno che gira intorno al Sole. Quindi Newton è riuscito a descrivere con una equazione il moto di due oggetti, pere e mele, in questo caso mela e se volete pianeti, completamente distinti fra di loro. Ok, quella è stata forse la prima grande unificazione, poi ne sono seguite altre, ma dopo c'ho una lista di grandi unificazioni della scienza che magari vi risulteranno anche chiare a chi magari un minimo sa le cose, ma insomma, giusto come esempio. Però questa è stata forse la più importante, perché è veramente riuscita a unire tre attori fondamentali di questa storia che andiamo a raccontare. Oh, tra l'altro, giusto per chi magari vuole essere più, gli piacciono anche un po' le formule,
Queste tre formule sono tre formule che forse la prima tutti avete visto sui libri di scuola, anche chi ha fatto semplicemente le medie, perché si studia proprio, penso sempre, diciamo, da quando uno inizia le materie scientifiche, ed è la semplice formula dell'equazione di un moto rettilineo, di un punto materiale addirittura, di un oggetto che non ha nemmeno massa, no? E è bellissimo perché chi scrisse questa formula, che era Newton, riuscì a unire, se volete, due concetti in uno. Vedete, questa è già un'unificazione. Lo spazio si unisce al tempo attraverso la relazione della velocità. Quando voi andate in macchina, sapete quanto, se sapete la velocità alla quale state andando, sapete quanto tempo ci metterete per andare da qui a Roma. No? Questo concetto, che a noi sembra banale, scrivere un'equazione per un fisico è una cosa importantissima, perché unifica due mondi diversi, lo spazio e il tempo. In realtà Einstein poi scrisse delle equazioni molto, molto, molto belle anche prima della relatività generale, perché scrisse quelle della relatività ristretta, che implicano una serie di cose di cui non voglio parlare, però riuscì a capire anche che questa relazione era un po' più complessa di quella che aveva espresso Newton, ma era sempre valida. C'era sempre una relazione che univa lo spazio-tempo, ma in cui, in più, lo spazio e il tempo non possono assumere qualunque forma infinita, come nel caso della teoria di Newton, ma sono limitati. Quindi capite bene che si unifica ancora di più, perché sono esattamente la stessa cosa. Se loro sono legati solo da una cosa in cui si chiudono in una cosa, diciamo, unica, sono esattamente la stessa cosa. Solo è un modo di vedere il mondo in un modo o nell'altro. Per di più, lui a un certo punto è riuscito a unificare, come ho cercato di spiegarvi, questi altri, tutte e tre gli ingredienti, diciamo, del nostro universo: spazio, tempo e materia. E questa relazione qua, che è bruttissima, è semplicissima da un punto di vista matematico, no? La vedete? C'è un meno uguale a qualcosa dall'altra parte. È una cosa semplice. Bene, nessuno la sa risolvere però. Nessun fisico oggi sa risolvere questa equazione. La sappiamo risolvere soltanto in alcuni casi particolari. Tra l'altro uno molto strano, che è il buco nero, ma non sappiamo risolverla per tutti gli altri fenomeni che succedono nel nostro universo. Però è una cosa che è, almeno per me che sono un fisico e che nella matematica cerco come dire, il linguaggio di quello che voglio esprimere, questa cosa è bellissima. Poi il fatto di non saperla risolvere è un problema che, diciamo, lasciamo ai posteri il fatto di risolverlo in qualche modo, meglio di come stiamo facendo noi adesso. Comunque, bellissima questa teoria della relatività generale, ha risolto tantissime cose. Oh, guardate, ho messo lì il GPS, giusto per darvelo una come esempio. Allora, se voi non correggeste la vostra posizione per la teoria della relatività generale, non riuscireste ad andare da un punto A a un punto B. Da Roma a Milano non ci andate. Arrivereste da un'altra parte. Perché gli effetti della relatività generale sui raggi, diciamo, inviati dai satelliti, che in qualche modo danno la vostra, sapete come funziona un GPS? È molto semplice. Io mi trovo qua, ci sono quattro satelliti sopra di me, i quattro satelliti inviano un segnale al nostro dispositivo GPS, al telefonino, a quello che vi pare, e il tempo che intercorre per arrivare al nostro strumento vi fa un triangolo di cui sono note le posizioni, i lati, e quindi voi potete risalire alla posizione sulla Terra. Però, purtroppo, questi fasci di luce sono perturbati dalla gravità, sono perturbati quindi dalla relatività generale. E se non fossimo in grado di studiare il problema nel modo completo, come fatto dalla relatività generale, non potremmo correggere cose banali come la posizione dove ci troviamo sulla faccia della Terra. Comunque, questa, diciamo, la relatività generale ha avuto una serie di
di fenomeni sperimentali. Tra l'altro è anche interessante epistemologicamente sapere che Einstein in realtà ne conosceva uno solo che non gli tornava. Non so se quando sempre avete studiato magari le famose leggi di Clapeyron che diciamo definiscono il moto dei pianeti intorno al Sole, la prima cosa che viene detta è che queste sono orbite che giacciono su un piano. E non si è ammesso per Clapeyron che le orbite escano fuori da questo piano, che si chiama piano dell'eclittica, perché in realtà le equazioni funzionano solo perché si trovano su questo piano. E c'è uno dei nostri pianeti che invece dilazza da questa cosa e fa questo moto di precessione, si sposta dal piano dell'eclittica, e questa cosa non si poteva spiegare con le equazioni di Clapeyron, sono nient'altro che la formalizzazione delle leggi di Newton, quindi non si poteva spiegare con la fisica di Newton, per capirci, si doveva ricorrere a qualcosa di più, e Einstein aveva solo questo come si dice, osservazione sperimentale a supporto della sua teoria. E in realtà lui riuscì a spiegare questa, ma riuscì a spiegare una serie di altri fenomeni, fra cui quello appunto di quello che è successo, che abbiamo osservato nel 2016, che sono state la rivelazione delle onde gravitazionali, cioè il fatto che masse molto molto grandi del nostro cosmo sono entrate in contatto l'una con le altre e nel fare questo hanno generato una forza diciamo un'onda di oscillazione dello spazio-tempo, perché avete capito che masse grandi a questo punto mettono in moto lo spazio-tempo. Questa oscillazione è arrivata fino alla Terra da noi, dove si trovano dei dispositivi che noi chiamiamo interferometri laser, che sono dei grandi apparati costruiti, vedete, questi sono bracci di 5-3 km a seconda di dove state, se in quello americano o europeo, che si sono comportati in questo modo, hanno oscillato, mettendo in evidenza che era effettivamente passata un'onda gravitazionale. Da allora è nata una serie di ricerche su questo campo molto importanti, perché siamo stati forse per la prima volta in grado di osservare un fenomeno diretto, predetto dalla relatività generale, che in qualche modo coinvolgeva eventi che accadevano a livello astronomico, quindi è diventato uno strumento oggi non solo per fare, diciamo, per scoprire qualcosa che riguardava la teoria di Einstein e verificare questa, ma oggi è anche uno strumento per fare astronomia, cioè qualcosa in cui noi riusciamo a osservare il cosmo e capirlo meglio di come l'abbiamo fatto finora. Tra l'altro, la cosa interessante è che non ci torna. Anche qui ci abbiamo qualche problema, perché noi quei buchi neri che abbiamo visto con quell'evento e con tutti gli eventi che sono stati accumulati negli anni successivi non ce li aspettavamo. E oggi abbiamo un problema, che questi buchi neri sono di più di quello che dovrebbero essere, secondo le nostre teorie. Allora, che vuol dire che sono di più? Immaginate che voi state qua dentro e dovete uscire da quella porta, no? C'è un flusso che potete seguire per uscire da quella porta. Non è che fuori da quella porta, dopo 10 minuti potete essere tutti qua, dopo mettiamo un secondo potete essere tutti quanti, perché vi accumulereste tutti là e non potreste uscire. Quindi ci vuole un certo tempo perché voi possiate uscire da quella porta e trovarvi dall'altra parte. Qui l'universo si comporta allo stesso modo. Se voi avete un universo che a un certo punto si è formato e deve aver generato dei buchi neri di masse tali da produrvi quegli eventi, ci deve aver messo un certo tempo. E a noi questo tempo non ci torna. Noi osserviamo dei buchi neri molto più massicci, delle popolazioni di buchi neri di solito noi diciamo, molto più massicci di quello che ci aspettavamo.
E questa cosa è stato un primo indizio, se volete, astronomico, che in qualche modo qualcosa in quello che era il nostro concetto di universo fino a qualche anno fa scricchiolava. Già c'era il concetto di materia oscura e energia oscura, di cui parleremo a breve, però diciamo che quindi erano altri oggetti che scricchiolavano nel nostro mondo. Però questo si è aggiunto ed è molto interessante. Ora, salto di palo in frasca, perché, come vi ho detto, a fianco alla relatività generale c'è un'altra teoria molto bella, che è quella del modello standard, o meglio, molto bella forse non è il caso di dirlo, perché, come vi farò vedere, in realtà è molto brutta, ma funziona molto bene. E questa cosa è un po' un cruscio per noi fisici, perché, come vi dicevo, noi cerchiamo di fare delle cose che alla fine siano semplici, belle e che unificano il tutto insieme. E il modello standard in questo scricchiola parecchio, non poco. E allora, oggi, quei mattoni fondamentali, quella è un'immagine di Escher, un matematico che forse molti di voi conoscono, erano i biglietti di auguri che lui aveva fatto su commissione per non mi ricordo chi, che volevano rappresentare proprio i quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco aristotelici. Se torno indietro, che magari mi sono dimenticato di parlarne sopra, ma che in qualche modo il concetto di trovare, quello che volevo dire era che il concetto di trovare i mattoni fondamentali dell'universo che ci circonda, anche qui Democrito, Aristotele e così via, sono concetti antichissimi, no? Questa è una bella rappresentazione, a me piace come concetto, perché inizia a unire anche un altro concetto molto importante, di cui non ho minimamente tempo di parlare, ma che è il concetto delle simmetrie. Però ve lo racconto come idea, no? Se io sono in grado di scrivere un'equazione bella, per chi è matematico qua lo saprà bene, non vi preoccupate che lì dentro ci saranno delle simmetrie. L'equazione della retta, y uguale a mx, se ci metto più q, che è il termine noto, già diventa più brutta. E qual è la differenza fra quella senza q e quella con la q? Che quella senza q è quella che rispetta le simmetrie, tra l'altro rispetta la simmetria di piegare il foglio degli assi cartesiani in quattro, eccetera, eccetera, sulla retta stessa e così via. Se ci aggiungete Q non è più simmetrica, diventa più brutta. Quindi questo lo dico perché il legame con la matematica della fisica, che magari può sembrare, diciamo, non così... può sembrare magari estetico, invece è fondamentale, perché vuol dire per noi delle cose fondamentali. E quindi qua si bisognerebbe parlare molto delle simmetrie, perché in realtà nelle nostre equazioni, quando c'è una simmetria, ci sono delle cose importanti di fisica da pensare. Ad esempio, giusto per farvi un esempio, la simmetria delle equazioni per diciamo il fatto che si comportino uguali per particelle di carica elettrica positiva e negativa, ok, quindi che se volete per la corrente elettrica che circola in un modo o nell'altro, ma senza che c'entri nel dettaglio, porta alla conservazione della carica elettrica. Ogni legge di simmetria in fisica ha portato a delle conservazioni di grandezze, quelli che noi chiamiamo i numeri quantici, per capirci, per chi magari se li ricorda, cioè quei numeri magici che in qualche modo sono le proprietà delle particelle elementari che noi descriviamo. Un altro è per esempio lo spin, il fatto che le particelle girino in una certa direzione, in un'altra direzione, quando percorrono il loro moto. Le conservazioni di queste grandezze matematicamente si realizzano attraverso delle simmetrie.
simmetrie come quelle di Escher in questo disegno, in cui vedete, tra l'altro queste sono addirittura simmetrie infinite, perché potete, sono fattali, quindi ancora meglio come tipo di cosa. Oh, però, diciamo, oggi, diciamo, noi siamo in un po', abbiamo un po' più di elementi, non ce ne abbiamo solo quattro. Abbiamo quelli che noi chiamiamo quark e abbiamo anche quelli che noi chiamiamo leptoni. I quark sono famosissimi perché ci abbiamo avuto Piero Angela, che ha fatto una delle trasmissioni più belle di divulgazione scientifica per anni, e tutti conoscono sicuramente questa parola, però vi assicuro, anche perché vedete che fra i leptoni ci sta per esempio l'elettrone, che penso che tutti quanti forse hanno sentito nominare. Non sono da meno, sono esattamente a un pari dei quark. Quark vuol dire proprio mattone in inglese, quindi rappresenta proprio questo concetto di struttura elementare della materia. In realtà noi ci siamo accorti che diciamo anche quegli altri tipi di particelle che vedete là sopra, che adesso entro in dettaglio minimo su alcuni, sono in realtà importantissimi. Questi che vedete qua rappresentati, che sono i quark e i leptoni, perché noi li chiamiamo particelle elementari? Perché ad oggi non siamo stati in grado di dividerli. Per noi sono l'atomo democriteo. Solo che non ne abbiamo trovato uno, ne abbiamo trovati tanti. Tra l'altro, qui ci sarebbe da raccontare una storia molto semplice, che è la storia della scienza in generale, no? Allora, come funziona la scienza? Tipicamente, funziona facendo delle classificazioni. Per esempio, prendiamo un botanico prende tutte le piante e le classifica per tipi che sanno fare questo, tipi che sanno fare quell'altro, eccetera, eccetera. Prendiamo un zoologo, classificherà gli animali per mammiferi, eccetera, e così via, cercando di fare delle classificazioni e trovando in ognuna di queste classificazioni quali sono gli elementi fondamentali che in qualche modo accomunano quel tipo di famiglia, per esempio i mammiferi, o per esempio i quadrifogli rispetto ai trifogli, che magari c'è una variazione genetica, per esempio. Bene, tutte le volte che la scienza ha fatto questo approccio, anzi, è il modo con cui si approccia proprio la scienza alle cose, in realtà quello che succede è che quando voi riuscite a fare una classificazione, c'è sempre qualcosa di più elementare sotto che vi dice cosa realmente, quali sono le ragioni di questo qualcosa. Esempio, il quadrifoglio e il trifoglio sono dovuti a una mutazione genetica che alla fine sono riconducibili a quattro elementi, che sono l'adenina, la citosina, eccetera, eccetera, che stanno lì a farvi il genoma di quella pianta. Ok? E così via. Per esempio, negli anni, se, diciamo, all'inizio diciamo, di quello che è stato lo studio della fisica nucleare, noi abbiamo iniziato a rompere l'atomo e a trovare una serie di classificazioni in tutti gli atomi che venivano a prodursi. Noi abbiamo iniziato a mettere le macchine acceleratrici che compiono l'atomo e siamo riusciti a fare una serie di classificazioni. Ogni volta che voi avete una classificazione ci deve essere qualcosa di più elementare sotto che in qualche modo ve la spiega. Bene, questo processo è andato avanti finora benissimo. Noi abbiamo fatto nella storia della scienza centinaia di classificazioni e abbiamo finora sempre trovato le ragioni elementari che in qualche modo spiegavano perché erano così. Gli elementi chimici, per darvi una cosa semplice, poi alla fine sapete ricondurli al fatto che ci siano elettroni, protoni e neutroni distribuiti nell'atomo in un certo numero. E voi fate un determinato elemento chimico e sapete come si uniscono per il fatto che hanno tanti elettroni da una parte e tanti elettroni dall'altro all'altro. E quindi voi semplicemente da centinaia, 106, quanti sono? Non mi ricordo più, 127, non mi ricordo, gli elementi chimici siete arrivati a tre elementi che vi costituiscono, protoni, elettroni e neutroni.
Ora il problema è che noi siamo qua, ma questa è una nuova tavola periodica, e come nuova tavola periodica è una nuova schematizzazione, una nuova classificazione, quindi ci deve sicuramente essere qualcosa di più elementare qua sotto, ma noi non siamo ancora riusciti a trovarlo. Lavoriamo da anni per cercare di capire cosa ci sia dietro questa classificazione, ma siamo ancora qua in qualche modo a cercare di capire che cosa c'è sotto questo modello. Tra l'altro, questo modello descrive molto bene quella che noi chiamiamo materia standard. Lì c'è scritto barioni, ma giusto per essere un minimo precisi, ma insomma, fregatevene. Ma il concetto è che questa materia standard è quella che noi vediamo nelle galassie, vediamo intorno a noi con gli acceleratori di particelle, eccetera, eccetera, ma in realtà sembra non essere tutta la materia che sta nel nostro cosmo. Anzi, vi dirò di più, non rappresenta più del 15% della materia del nostro cosmo. Tutto il resto non sappiamo ancora spiegarlo. E vedete là a destra ci sono le interazioni, perché questa materia interagisce l'una con l'altra attraverso delle forze, come la forza gravitazionale che abbiamo raccontato prima. Queste forze che vedete là raccontate con delle lettere Z, W, gamma e G, in realtà le conoscete sotto altre forme probabilmente. Una è la forza elettromagnetica, quella che tiene insieme gli elettroni al nucleo atomico, agli elementi chimici. Una è la forza forte, quella che tiene insieme i protoni e i neutroni all'interno del nucleo. E un'altra è la forza elettrodebole, che magari conoscete meno bene. Ho visto tra l'altro che qua ci sono tutte vie dedicate a scienziati, che fu una forza capita da Enrico Fermi, quindi abbastanza italiana, teniamocela bene, ma è molto importante, perché anche se voi non lo sapete, è la forza fondamentale in cui il nostro Sole sta bruciando in questo momento, e quella per cui ci tiene in vita. La forza elettrodebole, e poi è stata unificata in quella elettrodebole proprio dagli studi di Fermi, in qualche modo è la responsabile del fatto che c'è la vita sulla Terra, del fatto che abbiamo energia per campare in qualche modo, e c'è qualunque forma di vita basata sul carbonio come noi ha bisogno di energia per poter essere in qualche modo, per poter andare avanti. E quindi diciamo che appunto è anche una bella forza italiana, quindi teniamocela da conto. E quelle forze lì in realtà, per come sappiamo noi oggi, devono produrre, quando questi elementi interagiscono fra loro, questi messaggeri. Tra l'altro Z e W sono un'altra cosa italiana, perché sono il premio Nobel di Rubbia di qualche anno fa, tanto per darvi un'idea. Devono interagire fra loro, e nell'interagire fra loro producono luce. E quindi noi abbiamo sempre pensato che quando alziamo gli occhi al cielo e guardiamo la luce prodotta dalle stelle, stiamo osservando l'interazione di queste cose qua, e quindi la massa che in qualche modo ci deve essere là dentro deve essere proporzionale al fatto che questi oggetti si intrecciano fra loro. Vi fate i conti, ma non risolvete il problema del nostro universo attuale che vediamo, perché si comportano in un altro modo. Adesso ci arriveremo. Allora, questo bellissimo schema del modello standard, queste bellissime particelle si parlano fra loro, come vi dicevo, e questa è una frase di Carlo Rovelli, ma insomma molti fisici teorici in qualche modo ne parlano. Questo è sul suo libro 7 lezioni di fisica, che vi consiglio di leggere, perché è molto semplice, molto chiaro, molto, molto carino anche nel raccontare questa storia, che è molto simile a quello che vi sto raccontando oggi. E però questo modello standard è molto più brutto della realtà generale. Quanto è più brutto? Guardate, ve lo faccio vedere in formule. Quello di sinistra è l'equazione del modello standard, quello di destra è l'equazione di Einstein.
Capito bene che quello di sinistra, oh, peraltro quello di sinistra lo sappiamo risolvere, quello di destra non lo sappiamo risolvere, però diciamo, o perlomeno molti fisici teorici sanno calcolare, non io, io sono un fisico sperimentale, quindi non mi fermo forse alla prima parte della prima riga di quell'equazione di sinistra, però diciamo, molti fisici teorici sanno risolvere buona parte di quello che c'è qua scritto sulla sinistra, nessuno sa risolvere quello che c'è scritto sulla destra. Noi per risolvere quello che c'è scritto sulla destra possiamo solo usare i calcolatori e fare delle approssimazioni. Infatti gli esperimenti come Ligo, Virgo e tutti i teorici di onde gravitazionali fanno un larghissimo uso di risorse di computer in tutto il mondo per poter simulare quello che ci si aspetta dall'equazione di Einstein, ma non siamo in grado di calcolarlo con carta e penna. Quindi non sappiamo ancora l'equazione di queste cose. Ora, come vi dicevo, il nostro tentativo, se non altro estetico, ma comunque da scienziati, il nostro obiettivo è quello di unificare queste cose. Vi ho già raccontato brevemente la unificazione, se volete, diciamo di Newton, ma un altro esempio è quella della termodinamica. Non so se ne avete sentito parlare, no? Ma in qualche modo voi sapete che noi qua siamo in un ambiente in cui c'è dell'aria e quest'aria in qualche modo ha anche una temperatura che è quella che percepiamo in questo momento, io percepisco un po' alta, ma personalmente perché c'è un maglione in questo momento, ma diciamo la temperatura dell'aria in questa stanza è una cosa che in qualche modo noi l'abbiamo attribuita a un concetto squisitamente termico, no? In passato addirittura si pensava che il calore fosse un fluido termico che passava da un corpo all'altro, cioè che le pareti, che sono scaldate dal sole, poi pian piano passavano l'aria dentro la stanza, questo fluido che in qualche modo diciamo scaldava l'ambiente. In realtà a un certo punto si è capito che la temperatura di questa stanza non è nient'altro che la velocità media, mettiamola così, delle particelle che stanno viaggiando in questa stanza, delle molecole di aria che stanno viaggiando in questa stanza e che sbattono ovunque e che in qualche modo hanno una loro energia. E quindi si è unificato quello che è il mondo microscopico del moto dell'aria intorno a noi, delle molecole dell'aria intorno a noi, a quello che è una grandezza completamente diversa. Poi abbiamo scoperto che è proprio la media diciamo della velocità di queste particelle, ma ha una grandezza diciamo assolutamente diversa, che è la temperatura. E ci sono voluti, questo è stato fatto insomma all'inizio dell'Ottocento, alla metà dell'Ottocento e così via successivamente, ma vi dà l'idea di quanto anche altri tipi di unificazione siano stati presenti. Però vabbè, cioè, ci sono varie cose di cui non parlo, la teoria generale ne abbiamo parlato e altre cose come il modello standard, che in qualche modo è interessante perché unificano tutte quelle particelle in un'unica cosa, ma quelle particelle, come dicevamo, sono poi costituenti dei nuclei atomici, sono gli elettroni stessi, quindi sono tutto quello che noi conosciamo. E noi fino al modello standard pensavamo che questi avessero a che fare con cose distinte, invece abbiamo capito che in realtà sono oggetti di uno stesso modello, dello stesso schema, che noi chiamiamo modello standard, in cui questi oggetti sono stati messi insieme. E se volete, qua c'è rappresentato in questo grafico il concetto che queste interazioni che vedevate nell'immagine prima si sono unificate piano piano, andando sempre più indietro nel nostro universo. Qua è rappresentato il nostro universo in temperatura, ci arriveremo fra un attimo, però ve lo anticipo. Perché lo rappresentiamo in temperatura il nostro universo? Perché in realtà non lo immaginiamo come qualcosa che è accaduto appunto 13,8 miliardi di anni fa, in cui tanta energia si è sprigionata in un volume molto piccolo e poi è iniziata a espandersi.
E quindi si è raffreddato, no? Come, che ne so, quando voi state facendo la doccia, aprite la porta della doccia e il vapore acqueo esce fuori, inizia a sentire freddo perché entra l'aria fredda o comunque vi asciugate o quello che sia. È lo stesso concetto, piano piano se voi allargate il volume si raffredda, al di là di entrare nei dettagli della fisica. E noi siamo, diciamo, arrivati con i nostri acceleratori di particelle in una zona che sta più o meno qua, ok, in cui iniziamo a vedere l'unificazione di tantissime forze insieme, delle tre forze, di tre delle quattro forze fondamentali, siamo ancora molto distanti da questa unificazione con la forza di gravità. E questo è l'ennesimo problema. La cosa bruttissima, se volete, è che questi due mondi per il momento non si parlano, se no attraverso un modello che noi chiamiamo lambda CDM, appunto, che però è un modello molto fenomenologico, cioè un modello che non ha, se volete, né come quelle di Einstein delle ragioni quasi, non so come dire, non voglio usare la parola filosofica, ma semplicemente razionali dietro al fatto che la materia, lo spazio e il tempo siano unite fra di loro a spiegare quello che accade, oppure semplicemente operative come quelle del modello standard, in cui uno dice vabbè, io so descrivere molto bene con questa bruttissima equazione quello che mi circonda. Tra l'altro, nessuno, e sarà una delle conclusioni che vi metterò nella penultima slide, sa che siamo nel riferimento, nel sistema di riferimento giusto. Per cui, cosa vuol dire il sistema di riferimento giusto? Le equazioni, se voi non state nel sistema di riferimento giusto, diventano bruttissime. Quindi, noi non siamo sicuri nemmeno di essere lì dentro. E non siamo neanche sicuri, cioè, pensate a cose molto banali, no? Il 90% della fisica che noi sappiamo fare, penso lo sa bene, si basa su un numero che si chiama pi greco, che non sappiamo manco calcolare. Non è che ci sono macchine che stanno lì a calcolare da anni e anni e anni per cercare di trovare una fine a questo numero e capirlo e comprenderlo, ma noi non lo sappiamo manco calcolare. È un numero che, se per caso voi spostate da quello che è la cosa che noi sappiamo fino ad oggi, il vostro universo non si chiude più, non funziona più per come lo conosciamo. Se voi cambiate la carica dell'elettrone o la massa dell'elettrone, il nostro universo, per come funziona oggi, per come è quell'equazione, non lo sappiamo più scrivere. E perché la carica dell'elettrone è un numero orribile con 15 cifre, mi pare, dopo la virgola, che non ha nessuno, non è uno, non è sette, non è una cosa che in qualche modo è semplice, no? E quindi, giusto per darvi l'idea di quanto, tornando al tema del sapere, non sappiamo di quello che stiamo dicendo qui. Comunque abbiamo un modello molto fenomenologico, che è il lambda CDM, che in qualche modo cerca di spiegare invece l'unione fra questi due mondi. Perché questi due mondi non si parlano? Beh, allora, prima di dire perché non si parlano, fatemi dire un po' che cosa dice questo mondo lambda CDM. Allora, il mondo lambda CDM è un po' quello che descrive l'evoluzione del nostro universo da quando è esploso, in qualche modo, anche se la parola esplosione è sbagliatissima, perché per esempio l'esplosione già prevede che una bomba esplode e poi avete i pezzi che arrivano e si fermano dopo un pochettino. No, in realtà il nostro universo non sta facendo questo. Il nostro universo è esploso e sta continuando a esplodere. Che vuol dire che sta continuando a esplodere? Vuol dire che c'è qualcosa che sta continuando ad alimentare l'esplosione del nostro universo. Ok? Quindi non lo potete immaginare come una bomba che esplode, perché non è così. Questa energia che si trova nel nostro universo, che sta continuando a farlo esplodere, è l'energia oscura, e mi pare che la prossima presentazione sarà su questo, quindi io ve la racconto solo a livello introduttivo.
come tutto il resto, però, diciamo, anche per solleticarvi a venire la prossima volta, perché è uno degli misteri più grandi del nostro universo, di cui non abbiamo risposta, possiamo solo dire quello che vediamo, non so poi che cosa dirà il mio collega, ma è sicuramente uno dei problemi più aperti del nostro universo. E badate bene che questa energia oscura è pesantemente attiva nel nostro universo, tanto che lo sta facendo, diciamo, allontanare, e noi ci chiediamo fino a quando questa cosa accadrà. Perché poi in qualche modo diciamo, questo porta anche, può portare a una morte del nostro universo da un punto di vista proprio di quello che è la sua evoluzione. Però torniamo un po' invece all'inizio. Allora, all'inizio il nostro universo, a causa di questa energia iniziale, inizia a espandersi, e le quattro forze forte, debole, elettromagnetica e gravitazionale sono esattamente la stessa cosa, sono unificate fra di loro. So scrivere l'equazione dell'universo, bellissimo, e quella è l'ambizione di qualunque fisico, però nessuno è in grado di arrivare lì e vedere quali sono le condizioni attuali. Come dicevo prima, i nostri acceleratori sono a stento arrivano all'unificazione della forza elettromagnetica e diciamo, forte e debole, diciamo, ha indizi che queste convergono, ma non siamo ancora riusciti a unificarle veramente, almeno sperimentalmente fino in fondo. Se volete, quello che è il bosone di Higgs è l'emblema di questa unificazione, perché è l'elemento che in qualche modo mancava a questo ambito. Qui bisognerebbe aprire una parentesi gigantesca nella quale non entro, però poi se volete possiamo parlare anche del bosone di Higgs e così via, ma vorrei evitare di aprire troppe parentesi, se non vado lungo, anzi ditemi se sono troppo... A un certo punto l'universo continua a espandersi e la gravità inizia a prendere una sua strada completamente indipendente, come avete capito si stacca dalle altre tre forze e genera proprio, perché appunto sono riuscito a spiegarvi un minimo quello che è l'idea, genera quello che è lo spazio-tempo stesso, inizia a crearsi lo spazio-tempo in cui il nostro universo si propaga. Inizialmente è un punto il nostro universo, quindi non c'è spazio-tempo. Da lì inizia a espandersi e si genera lo spazio-tempo. Qui possono essere nati quelli che noi chiamiamo buchi neri primordiali. Perché li sottolineo? Perché potrebbe essere un tempo al quale i buchi neri si sono iniziati a formare e quindi quel tempo per uscire dalla porta e vedere le masse dei buchi neri. Attenzione che se noi non mettiamo i buchi neri primordiali non lo sappiamo spiegare i nostri buchi neri che vediamo oggi con le onde gravitazionali, e quindi li ho sottolineati per questa ragione, ma nessuno ha mai osservato buchi neri primordiali e tantomeno tornano realmente i numeri con quello che ci aspettiamo. Quindi questo è un altro punto in qualche modo aperto. Segue un'altra cosa, che è l'inflazione. Allora, questa è una cosa che noi fisici usiamo sempre quando non sappiamo spiegare le cose, e vi farò vedere che lo usiamo anche nel caso della materia oscura. Quando noi non sappiamo spiegare le cose, ci inventiamo una particella. Semplicissimo. No, io e te non sappiamo parlare l'uno con l'altro, inventiamo una persona terza che si mette là e fa da interfaccia fra me e te. È la cosa più semplice che un fisico può fare. Però poi lo deve verificare sperimentalmente. Cioè, ci deve essere un esperimento che in qualche modo poi dall'interazione fra me e te, per esempio una collisione in un acceleratore di particelle, per essere proprio chiari, fa venire fuori la terza persona che fa da interfaccia, se no non funziona. Il caso dell'esempio del bosone di Higgs è così. Noi ci aspettavamo che ci fosse una particella,
Erano 30 anni che era stata prevista questa particella per spiegare in realtà le masse delle varie particelle del modello standard, quindi per capire la scala delle masse delle varie particelle del modello standard, e nessuno però l'ha trovata per 30 anni. A un certo punto abbiamo costruito l'LHC a Ginevra e siamo riusciti ad arrivare a per l'energia, per capirci quella interazione, capacità di farci interagire fra di noi, per cui il messaggero è uscito fuori. Ah, io sono il bosone di Higgs. Ma se non avessimo, diciamo, non sempre questa tecnica funziona perfettamente. E questo, per esempio, è un caso che rimane anche abbastanza oscuro, perché noi a un certo punto si crea nel nostro universo lo spazio-tempo, però se il nostro universo ha quell'età che ha oggi e quell'evoluzione che noi ci siamo previsti dai vari modelli che osserviamo oggi, non riusciamo a spiegarci come abbia fatto a espandersi così rapidamente all'inizio. Allora ci inventiamo una particella che, guarda caso, si chiama inflazione, un coso che si chiama inflatore, la particella, che crea l'inflazione e che fa espandere il nostro universo molto più rapidamente di quello che è successo fino a quel momento. Un po' come nell'economia, no? Se l'inflazione vi crea di fatto il costo del denaro è molto più il costo, insomma, il valore del denaro è molto più basso, ma quindi il suo aumentare. E questa cosa ce la siamo inventata. Abbiamo evidenza sperimentale che il nostro universo debba avere una cosa di questo genere nel suo inizio, ma non sappiamo perché. Abbiamo solo detto esiste, ma vabbè, per il momento è una cosa del tutto teorica, i teorici ci mettono questa particella che si chiama inflatore e poi la scopriremo, e però sta là. E ha dato quella che diciamo noi chiamiamo la distribuzione della massa a grande scala, cioè se noi osserviamo il nostro universo oggi nelle sue varie forme, una di queste è il fondo di radiazione cosmica, cioè il fatto che diciamo abbiamo una foto di un certo punto del nostro universo, ma ne parleremo a breve, e in qualche modo quella foto, per venire bene, nitida, come la osserviamo oggi, abbiamo bisogno che ci sia un universo che abbia subito questa inflazione iniziale, questa espansione esponenziale a un certo punto. Ed è tra l'altro la nascita a quello che si chiama appunto il bosone di Higgs. A un certo punto poi l'universo ha continuato a raffreddarsi e succede quello che succede dentro la doccia quando voi state lì a farvi la doccia. E vi fate la doccia, c'è tutto il vapore acqueo, poi piano piano il vapore si raffredda e si condensa in forma di gocce sulla parete della doccia o sul vetro nel quale passate. Quindi esattamente la stessa cosa è successa, perché in realtà un'espansione è esattamente quello che succede quando voi raffreddate il vostro mondo, al contrario di quello che abbiamo descritto prima, e quindi si sono iniziate a produrre delle gocce più pesanti, se volete, perché la materia si è iniziata ad aggregare insieme per formare quelli che sono i protoni e i neutroni. Tra l'altro, anche per formare ci sono anche queste particelle, in qualche modo, che si genera a quella che avete visto nella tabella iniziale, che si generano a questa epoca del nostro universo. Guardate che sono 10-36 secondi dopo il Big Bang, è quello il tempo che è scorso dopo il Big Bang, e sono i neutrini. Lo dico perché mi tolgo il maglione, se no. Lo dico perché i neutrini, che sono magari per voi molto esotici, noi sono da anni che cerchiamo di studiarli. Per esempio, io lavoro al Gran Sasso, sottoterra, per studiare appunto anche i neutrini, perché sono dei messaggeri, come capite bene, dei primi istanti del nostro universo. Se noi siamo in grado di vedere
stessi oggetti che vengono dal cosmo, siamo anche in grado di vedere quello che è successo a 10 o 36 secondi dopo il Big Bang, e quindi di avere una foto di quello che è l'universo a quell'epoca. Poi andiamo avanti, e al contrario i fotoni, cioè quelli che sono responsabili del fatto che ci vediamo gli uni con gli altri, rimangono intrappolati ancora, perché la materia è troppo densa, quindi i fotoni non riescono a uscirne fuori, continuano a interagire. Se voi avete sentito parlare dei neutrini, sapete che questi sono molto evanescenti. Sono evanescenti perché, pure se sono tantissimi, interagiscono pochissimo con noi. Pensate che noi sotto il Gran Sasso studiamo i neutrini che arrivano dall'altra parte della Terra, non quelli che arrivano da sopra. Perché quelli che arrivano dall'altra parte della Terra hanno più probabilità di darci un segnale, perché hanno dovuto passare tutta la Terra e quindi hanno dovuto interagire con qualche cosa prima o poi. Quelli che arrivano sopra invece hanno passato solo 1000 metri, 1500 metri di roccia, e quindi non sono così capaci di interagire, sono molto di meno, se riusciamo a osservare molto meno di quegli altri, per darvi un'idea. E mentre i fotoni, come vi dicevo, rimangono ancora intrappolati, e insieme a loro rimane intrappolata questa forma di materia che, come vi dicevo, ancora noi non abbiamo capito, ma che comunque risulta essere ancora una forma di materia fondamentale nel nostro universo, perché spiega, purtroppo, cioè noi siamo, quando osserviamo quello che c'è intorno a noi, non siamo in grado di spiegare con il modello standard della materia che vediamo. Dobbiamo ricorrere a una materia che noi chiamiamo materia oscura. E questa, anche questa, insieme ai fotoni, a questa epoca è ancora intrappolata. Poi si libererà fra poco, e vi dirò anche perché, diciamo, è interessante che si liberi. Nascono poi a seguire nei primi tre, nel primo secondo, tre minuti, i primi nuclei, diciamo, a seguire di conseguenza i nuclei atomici iniziano a formare quelli che sono i nuclei degli elementi primordiali. Guardate bene che quando io dico questa storia sto dicendo che il numero di idrogeni che io ho nell'universo deve tornare con questa storia. Il numero di fotoni che io osservo nell'universo deve tornare con questa storia, il numero di neutrini e le proprietà dei neutrini che devo osservare devono tornare con questa storia, se no questo modello non funziona. Allora, fino a qui, fino a prima dei nuclei, anzi dei fotoni, i neutrini ancora non siamo riusciti a osservarli, noi non siamo ancora nell'oscuro, non sappiamo se è veramente così, lo ipotizziamo soltanto. Da qui in poi invece inizia una storia molto importante, perché si sono prodotti i primi idrogeni, liti, eli, ok, quindi vuol dire che io oggi, dopo 13,8 miliardi di anni dal Big Bang, devo misurare una certa quantità di idrogeni, eli, eccetera, nel nostro universo, attraverso il modello che mi sono fatto. E quindi questo modello inizia a diventare consistente, inizia a prendere una forma sperimentalmente verificabile. Ed è quello che noi abbiamo fatto. Questo modello torna, ve lo dico, andando avanti, una cosa importantissima che torna è il fatto che si continuano a raffreddare, si producono gli elementi chimici. Noi quando osserviamo, per esempio adesso con James Webb, il nostro universo lontano, misuriamo gli elementi chimici in ogni stella che ci sta intorno a noi, e quindi sappiamo esattamente, stiamo misurando esattamente quelle cose che noi ci aspettiamo. Quindi il nostro modello torna più o meno, perché poi vi dirò che non è vero proprio che torna al 100%, perché qua c'è qualcosa che ancora non sappiamo, che in qualche modo torna con quello che stiamo osservando. E poi è successa una cosa bellissima: a un certo punto i fotoni che erano intrappolati nella materia, immaginate come se io dovessi passare fra di voi, probabilmente io sono un fotone, voi state tutti seduti, ho dei problemi. A un certo punto voi vi alzate e io inizio a passare tranquillamente, e il fotone è libero di viaggiare e di uscire dalla stanza. Ecco, a un certo punto è successa questa cosa e ha prodotto quello che viene chiamata la reazione di fondo dell'universo. E probabilmente avete visto un'immagine come questa qualche volta. Questa è l'immagine che, diciamo,
i nostri strumenti osservano del nostro universo guardandolo tutto intorno, e come vedete quello che appare è che ci sono dei punti un po' più intensi, un po' più meno intensi. Se non mettete l'inflazione non riuscite a spiegare perché ci siano dei punti più intensi e meno intensi. E quei punti più intensi e meno intensi è perché gli atomi a un certo punto si devono essere aggregati da qualche parte più degli altri, e questo lo potete spiegare solo se l'espansione non è stata lineare, ma c'è stata una forma esponenziale, qualcosa che l'ha fatta esplodere. E questa è una delle cose. Ma l'altra cosa interessante è che questa radiazione in realtà vi dà un equivalente di temperatura che è 3 gradi Kelvin, e che questa è equivalente di temperatura è equivalente al fatto che questi fotoni sono stati prodotti con 380.000 anni dopo il Big Bang, e quindi che viaggiano noi 3,8 miliardi di anni meno 380.000 anni. E questa cosa è stata una delle altre fenomeni importanti che hanno in qualche modo rafforzato questo modello dell'AMBA CDM, questo modello dell'evoluzione cosmologica, perché è stato veramente, come dire, oh, io vedo quella foto che mi aspetto, e quindi cavolo, il nostro modello sta funzionando molto bene, è successo veramente questo, e quello che io misuro è esattamente quello che mi aspettavo, e questa cosa è stata molto importante. Tra l'altro, tornando al paradosso di Hobbes, questa è anche la spiegazione moderna di quel paradosso, che ripeto, andatevelo a studiare su Wikipedia chi l'ha risolto per primo, che non è uno scienziato, ma lo è perché se il nostro universo si sta raffreddando e continuando a espandere, è ovvio che la luce che arrivi non è infinita, perché le stelle non stanno producendo costantemente un'infinità di luce, ma il nostro universo si sta espandendo e alcune vicine producono più luce, lontane meno, quelle infinite a 3,8 miliardi di anni ancora non lo sto vedendo. Quindi questa cosa poi è stata anche non solo la verifica sperimentale del nostro universo si sta espandendo, ma anche, se volete, la soluzione di tanti paradossi che fino a quel momento esistevano. Finiamo la storia. 100 milioni di anni dopo il Big Bang si sono formate le prime stelle. Questo numero è fondamentale perché oggigiorno noi abbiamo uno strumento che si chiama James Webb che sta osservando quelle stelle. James Webb, che è quell'oggetto che in questo momento si trova nello spazio, in un punto particolare dello spazio dove riesce a stare abbastanza fermo ed è molto lontano dalla possibilità che vi arrivino i meteoriti, eccetera, eccetera, che si chiama appunto Lagrangiano, perché è un punto in cui il campo gravitazionale praticamente non agisce sui corpi che si trovano dentro. E quell'oggetto lì sta misurando proprio quelle stelle lì, con grandissime sorprese, perché anche qui la popolazione delle stelle che viene osservata in realtà non torna perfettamente con quello che ci aspettiamo, un'altra cosa che non sappiamo. E poi, vabbè, si è formato il nostro Sole 9,2 miliardi di anni fa, e poi oggi siamo qui, ma il nostro universo continua a espandersi per cavoli suoi con questa energia oscura di cui noi non sappiamo assolutamente che cosa sia. Concludiamo quindi con la materia oscura. Concludiamo perché sono le due slide finali, perché più di questo non posso e non voglio dirvi sulla materia oscura, nel senso che la materia oscura ha una serie di indizi molto importanti, molto ben radicati, molto chiari, e tra l'altro, come capite, è quella che più rappresenta in questo momento la cosa che noi non conosciamo del nostro universo, perché noi praticamente con i modelli che abbiamo descritto prima conosciamo solo il 15% del nostro universo. L'85% sembra costituito da questa materia di cui non sappiamo proprio che cosa sia.
vi ho detto che quando noi non sappiamo che cosa sia, cosa facciamo? Ci inventiamo una particella. E quindi ci siamo inventati le particelle di materia oscura. Oh, guardate che non ci vuole tanto, prima della realtà ristretta, i fisici si sono inventati quello che si chiamava etere, che serviva per dire che sostanzialmente la composizione delle velocità non poteva essere quella galileiana, perché c'era un mezzo in cui venivano rallentati, e quindi quando si andava troppo veloci, alla fine, quando si arrivava verso la velocità della luce, non si poteva raggiungere perché c'era un etere intorno che lo fermava in qualche modo. In realtà poi abbiamo capito che non è così. Einstein ha scritto l'equazione della Galilei, ha risolto il problema dell'etere, ma insomma sarebbe un'altra lezione, ma lasciamola stare. Però per dirvi che noi abbiamo preso tante cantonate anche in questo modo, non è che tutte le cose si sono risolte sempre in questo modo positivamente. Spesso e volentieri abbiamo anche preso delle cantonate, ci sono esempi storici come l'etere di Einstein. Però noi abbiamo tutta questa serie di fenomeni sperimentali che sono stati osservati. Vi racconto solo questo brevemente, che è molto, molto facile, forse è più facile da capire. Cioè, il fatto che se noi osserviamo una galassia come questa che vedete rappresentata a sinistra o a destra, sono uguali, ma ci aspettiamo che la velocità di rotazione delle luce emessa dagli oggetti che si trovano alla periferia scenda con questo andamento qui. Questo per la geometria generale, ma semplicemente per le equazioni di Newton, non quelle stesse di Kepler che dicevamo prima. Però in realtà noi osserviamo una cosa così. Non torna. Perché non torna? L'unica spiegazione che possiamo avere di questo fenomeno è che all'interno di quegli oggetti lì ci sia più materia, quindi che dentro le classiche equazioni di Einstein o di Newton, in questo caso semplicemente, la M che sta lì dentro l'equazione non sia quella che noi ipotizziamo dalla luce che vediamo, e quindi dal modello standard, perché il modello standard è quello che è in grado di produrre di luce in qualche modo, ma non è in grado di essere vista, e quindi la chiamiamo materia oscura. Questo però accadeva negli anni 30, e noi dagli anni 30 questo fenomeno qua che vedete a destra, che è quello che vediamo, noi vediamo quello a destra, non vediamo quello a sinistra, che è quello che sappiamo calcolare. Noi non siamo ancora riusciti a trovare la spiegazione di questa cosa. E un esempio dice, vabbè, ma perché possono essere oggetti tipo i buchi neri? Un buco nero, per esempio, è una materia oscura, perché è una materia che non produce luce, no? Un buco nero è un oggetto in cui tutta la luce viene catturata dal buco nero stesso, e quindi non lo vedreste. Però abbiamo fatto varie misure, per esempio di questo fenomeno qui che si chiama lente gravitazionale, nel quale uno può vedere i buchi neri attraverso il fatto che quando loro passano davanti a una sorgente di luce modificano lo spazio-tempo intorno a loro e danno vita a questa forma di deformazione che vedete nell'immagine, e anche questo numero non ci torna. Quindi non possiamo spiegarlo con questi oggetti, buchi neri oppure MACO, come si chiama, Massive Galactic Object, eccetera eccetera, che in qualche modo dovrebbero raccontarci questa cosa. E quindi noi siamo costretti a ricorrere all'idea di inventarci l'ennesima particella. Invito tutti a vedervi Frozen 2. No, veramente, perché lì c'è spiegata questa storia benissimo. Frozen 2, guardatelo, fate come volete, è molto semplice. C'è questa principessa del ghiaccio che in qualche modo pacifica il mondo degli uomini del mare e degli uomini della montagna, e per il suo potere di essere oltre gli altri quattro principi, non mi ricordo manco che cavolo erano, ma insomma lei era una principessa del ghiaccio, riesce a mettere pace fra i due mondi e unificarli. Ed è la stessa cosa che noi facciamo,
Cioè, quando noi abbiamo un problema di questo genere, ci inventiamo una particella, in quel caso la principessa del ghiaccio è la quinta essenza, la quinta forza, quello che vi pare, chiamatela come volete, delle nostre quattro forze, tra l'altro è proprio cinque come nel caso della fisica delle particelle oggi non sappiamo risolvere, però vi invito a riguardarvelo sotto questo aspetto perché è esattamente il metodo che noi usiamo per risolvere i problemi scientifici. E appunto concludo con quello che sta osservando James Webb in questo momento. Quello che sta succedendo è una cosa molto molto particolare, perché appunto la quantità di luce che noi osserviamo dalle stelle in questo momento non torna con i nostri modelli, come non torna la quantità di oggetti, la massa degli oggetti che noi osserviamo a quei giga anni dopo il Big Bang, milioni di anni dopo il Big Bang, che in qualche modo non tornano con quello che osserviamo. James Webb è riuscito a vedere, questa è la prima immagine di una delle stelle che si trovano 100 milioni di anni dopo il Big Bang, e questa immagine qua diciamo è diventata il primo di tantissimi numeri che in qualche modo in questo momento non stanno tornando. Ancora si sta discutendo se questo voglia dire mettere mano al modello Lambda CDM che vi ho raccontato oggi, perché non torna, ma come vi dicevo ci sono tante altre cose che non tornano, non è solo questa, ci sta il fatto che la gravità, le onde gravitazionali danno più buchi neri di quelli che ci aspettiamo, e la materia oscura eccetera eccetera, quindi questa è l'ennesima riprova che semplicemente in questi ultimi 10 anni, diciamo dal 2006 ad oggi o un po' prima, stanno sconvolgendo molto il panorama della nostra conoscenza del mondo esterno, al di là di quello che già conoscevamo prima. Quindi, giusto per chiudere, ci sono tante cose che non sappiamo. Queste sono alcune di quelle proprio legate al mondo mio, per esempio le costanti della natura che vi dicevo prima, pi greco, la carica elettrica, quello che vi pare dell'elettrone, il nostro universo è l'unico esistente o ce ne sono tanti altri, che significato ha poi che ci siano altri universi, che si parlano, vuol dire se un universo esiste da un'altra parte, avete sentito molto parlare di questi concetti di universi paralleli, ma se poi non si parlano, a noi che ci importa in qualche modo, non lo sapremo mai. Dovete sempre considerare che noi siamo come qualcuno che si sveglia in una macchina che sta viaggiando a una certa velocità e si guarda intorno e può solo capire da dove potrebbe potenzialmente essere partito, dalla natura che vede, dalle cose, dove sta andando, ma non ha molte più informazioni di questo, quindi diciamo riusciamo a fare questa cosa però non sappiamo dove siamo. Energia e materia oscura appunto insieme fanno il 96% dell'universo che non conosciamo. Cioè noi, se dovessimo dirvi quanto conosciamo, rispondere, se voi mi chiedete quanto dell'universo voi conoscete, io ti posso dire, guarda, non posso spiegare più del 4% dei fenomeni, il resto è ancora sconosciuto. E questo è proprio perché l'energia e la materia oscura pesano così tanto. Poi, vabbè, i neutrini, eccetera, eccetera, che sono, diciamo, in qualche modo molto ampio. Ognuna di queste sarebbero altre 10 lezioni di fisica, volendo, perché sono tutti temi che hanno tantissimo da sviluppare, tantissime cose sconosciute, tantissime cose difficili da capire. A me piace sempre concludere con questa slide, perché mostra un po' il relativismo dell'uomo, secondo me, rispetto a quello che sappiamo. Al di là del fatto che noi conosciamo il 4%, dovete anche pensare che noi siamo un qualche cosa che appare, diciamo, sulla Terra e non più di 6.000 anni fa, per quello che sappiamo noi, rispetto a una storia che è iniziata 13,8 miliardi di anni fa. Da 6.000 anni forse noi abbiamo iniziato a raccontare le storie, come quella che vi ho raccontato stasera, no? A dirci quello che stava accadendo nel mondo. Questa ha iniziato a prendere forma consistente, se volete, con i filosofi, diciamo,
non più di qualche migliaio di anni fa. Cioè, la nostra storia è niente rispetto alla storia dell'universo nel quale viviamo. E ancora di più la scienza moderna, che è nata non più di 400 anni fa. In questa scala è zero. Non so se riuscite a capire miliardi con centinaia di anni da adesso. Ma anche l'uomo rispetto alla storia dell'universo è nulla. E noi oggi siamo solo in grado di spiegare queste cose, e vi lascio con la foto del Voyager che fotografa la Terra stando semplicemente al di fuori del nostro sistema solare, in cui diciamo la Terra appare come quel puntino che vedete lì sopra. Grazie. Io credo... Parlavo lungo? No. È stata una tirata veramente, una cavalcata molto appassionante. E io credo di interpretare il pensiero di tutti i presenti nella gratitudine da esprimersi a Giovanni Mazzitelli per quello che ci ha espresso questa sera. Da parte mia però ho una piccola perplessità e un imbarazzo nel quale mi ha gettato, ovvero da una parte ha interpretato a meraviglia il tema della serata, di ciò che non conosciamo. È venuto fuori che la quantità di cose che non sappiamo e che non conosciamo è impressionantemente grande nel campo della fisica. Dall'altra parte ti spiego dove sta il mio imbarazzo. In questa stessa stanza, in questo momento, ci sono dei miei ex studenti, tra l'altro bravi, che ricordo molto volentieri e che ho salutato con affetto pochi minuti fa, prima che cominciasse la serata, che ero riuscito faticosamente a convincere che la fisica è una cosa che abbiamo capito, almeno che io credevo di aver capito, e che ho cercato in qualche modo di comunicare loro per 2 anni. A questo punto credo che mi diranno: ma che cosa diavolo ci hai raccontato in questi 2 anni? Di fisica non abbiamo ancora capito praticamente niente, e siamo qui ancora a farci tutte queste domande. Mi fai venire in mente il mitico Lord Kelvin, che ogni tanto mi capita di citare, il quale, credo ad una conferenza della società scozzese degli scienziati nell'anno 1900, ebbe a dire che ai fisici del futuro spettava ormai solo di mettere a posto le virgole dopo quello che era stato scoperto in precedenza. Ecco, a furia di mettere a posto le virgole avete visto dove siamo andati a finire. Ormai è tutto rivoluzionato, e di quella fisica classica che io ho insegnato volentieri ai miei studenti, e che però ho anche detto loro che era alla fine solo una piccola parte della storia, è rimasta veramente una serie di tracce, qualche macerie e tanti tanti cantieri ancora aperti. Ma se posso dire, non è vero, nel senso che adesso, per brevità e anche per non annoiarvi, quello che un ricercatore fa tutto il giorno è quella fisica lì, certo. E quindi quello che ho cercato di raccontarvi qui è proprio quello che attualmente è, anche perché era la prima lezione di questa, diciamo, di questa serie, quello che sono veramente i problemi veri intorno a noi, cercando anche di trasmettervi il fatto che sono proprio quelli che ci fanno studiare e appassionare a quello che facciamo, perché sono le cose che non conosciamo che poi alla fine ci motivano ad andare avanti. E questa è sempre stata una cosa dell'uomo, ma penso che chi fa il mio mestiere ancora di più lo debba sentire, quindi volevo anche trasmettervi questo concetto. Poi in realtà molta della fisica che si insegna serve quotidianamente, molto più di quanto possa essere sembrato qua. Bene, io credo ci possano essere, anzi vedo già una mano che si alza, alcune domande da rivolgere al nostro... Lei prima ha parlato della legge di Einstein sulla gravità, sulla gravitazione, cioè la legge della relatività speciale, relatività generale, cioè. Lei ha detto che quella formula lì ancora non si riesce a risolverla. Sì. E io allora vorrei chiedere: come si fa a dire che quella legge lì è giusta?
sono se riesce a risolvere. Sì. Allora, come facciamo? Allora, non la sappiamo risolvere, ma la sappiamo calcolare. Sono due cose diverse, ok? Un'equazione uno la sa risolvere quando riesce a fattorializzare, come si dice in matematica, no? Giusto, qualcosa rispetto a qualche cos'altro e dire questo è uguale a quello e quindi io metto di qua x e di qua trovo y, per capirci, no? Quella cosa risolve l'equazione. Quindi conosciuta x, io so conoscere y. In realtà in quella formula le cose che sembrano banali esteticamente sono in realtà molto complesse praticamente, perché vedete quegli indicini mu e nu che stanno lì? In realtà quelli danno uno spazio che non è a una dimensione come le formule che studiamo a scuola, ma è a più dimensioni. Quelli sono detti tensori e non sono detti variabili come quelli che studiamo a scuola, e la cosa diventa talmente tanto complessa che non riuscite a scrivere semplicemente il sistema di equazioni che sapete risolvere e quindi poi, come abbiamo fatto a scuola, magari fattorializzare uno rispetto all'altro e portarsi i termini da una parte e dall'altra e risolvere quel sistema. Non siamo in grado di farlo, e quindi però lo sappiamo calcolare. Quindi prendiamo i nostri calcolatori e calcoliamo quello che ci aspettiamo. Dal punto di vista pratico, però, quello che interessa ai fisici rispetto ai matematici, in qualche modo, per spiegare la cosa, è che quando scriviamo una formula di quel genere e la sappiamo o calcolare o realmente risolvere, quella deve in qualche modo predirci dei fenomeni sperimentali che osserviamo, e noi abbiamo predetto una serie di fenomeni, perché come vi facevo vedere prima, non so se ve lo ricordate, Einstein aveva solo un fenomeno sperimentale osservato che non tornava, tutti gli altri li ha scritti qua dentro, ok, in quella che si chiama la teoria della relatività generale, che è un articolo uscito nel 1915, e da lì in poi tutti questi fisici sperimentali hanno osservato queste varie cose che sono delle misure sperimentali. E questa è, se vuole, la risposta alla sua domanda. La vera risposta che la fisica può dare è solo se il modello che noi costruiamo, in questo caso il modello della relatività generale, è in grado di predire dei comportamenti che noi in qualche modo sappiamo misurare. Cioè, sì. Un'altra cosa, io non sono un fisico, però conosco la scienza, conosco la fisica, la studio, l'ho studiata, che sono autodidatta, diciamo, però non ho mai capito lo spazio-tempo e la curvatura dello spazio-tempo. Cioè, perché in tutto quanto si vede sempre che la curvatura dello spazio-tempo è verso il basso e non potrebbe essere verso l'alto? Per nello spazio il basso e l'alto non esistono, no, prima non è verso l'alto, allora se è verso il basso, come potrebbe essere anche verso l'alto, potrebbe essere anche nel punto, nel piano di rotazione. Allora mi chiedo, allora perché la curvatura nello spazio, come si sviluppa, come funziona allora? Allora, questa è un'altra interessantissima domanda, perché questa rappresentazione che voi vedete qua, che io ho usato e che usano tutti, è completamente sbagliata. Ma vabbè, però diciamo, perché lei ha perfettamente ragione. No, ha perfettamente ragione. Infatti la deformazione dello spazio-tempo non è quella che vedete là. Questa è una rappresentazione bidimensionale di uno spazio-tempo che invece viene perturbato tridimensionalmente. Ed è soltanto una rappresentazione pittorica per cercare di far capire il fatto che una massa, perché noi quello sappiamo vedere, che prendete un lenzuolo, ci mettete sopra una palla, una mela, e quello vi perturba la superficie.
del lenzuolo, ma è sbagliata, perché in realtà lo spazio-tempo non è a due dimensioni come il lenzuolo che è rappresentato là sopra, ma è a tre dimensioni, tant'è che ci sono una serie di esperimenti che fanno esattamente questo, cioè vanno a misurare le variazioni dello spazio-tempo tridimensionali, nello spazio, qui sulla Terra, eccetera, e per esempio uno molto semplice che va in onda, mettiamo così, da quando l'uomo è sbarcato sulla Luna, è che si spara un raggio laser fra qui e la Luna misurando la perturbazione dello spazio-tempo in quest'altra direzione, non in quella, diciamo, in qualche modo dovuta alla semplice curvatura del piano. Comunque lei ha perfettamente ragione, questa è una rappresentazione sbagliata e la vera rappresentazione è in tre dimensioni, ma nessuno la sa fare, quindi ce la teniamo a due dimensioni. Sì, sì, sì. Io rispondo pure a singole. Secondo lei, se domani scoprissimo che la legge di Hubble non è così corretta o non è così precisa oppure è diversa e quindi l'età dell'universo non è più di 3,8 ma di 20 o di 10, 7, no? Se cambiasse questo tipo di distanza, di grandezza dell'universo o il tempo o anche la velocità di espansione, eccetera, andrebbe a influire sull'energia e sulla materia oscura oppure no? Diciamo, questa è un po' più complessa, a parte che non abbiamo parlato della costante di Hubble, giustamente si sottolinea che è uno dei parametri con il quale si misura l'espansione del nostro universo. No, ma al di là di giusto o sbagliata, diciamo... esatto, tra l'altro la costante di Hubble è una delle altre cose che stanno in quella lista delle cose che non sappiamo, perché in realtà noi stiamo facendo varie misure di questa costante che ci dice quanto si sta espandendo velocemente il nostro universo, per essere semplice, cioè un po' la velocità di espansione del nostro universo. E in realtà già ci sono due tipi di misure dipendenti che non tornano l'una con l'altra, quindi come appunto sottolineava il signore, al di là del fatto che sia corretta o meno, già un po' non torna. E soprattutto però dovete sempre considerare che, non so come dirlo, cioè noi la fisica che possiamo fare, do una risposta un po' più epistemologica che scientifica, se mi permette. Noi la fisica che possiamo fare è limitata dallo strumento di misura che noi abbiamo in mano in quel momento. Fino a James Webb, cioè fino a 10 mesi fa, per capirci, l'universo che noi conoscevamo tornava molto meglio di come torna oggi con quello che sappiamo. Fino a prima delle onde gravitazionali, l'universo che noi conoscevamo tornava molto meglio di quello. Quindi cosa succede? Che ogni volta che noi, e forse questo è successo anche con Galileo quando ha osservato i crateri sulla Luna, per essere chiari, no? Perché ha capito che quello era un pianeta e non un oggetto, diciamo, di altra natura. Quindi, e ogni volta che noi in qualche modo abbiamo a disposizione un nuovo strumento, scopriamo qualcosa di nuovo e siamo costretti a rivedere i nostri modelli. È sicuramente vero che il modello cosmologico, quindi anche la costante di Hubble e tutto quello che ho raccontato oggi, è uno dei modelli che sta scricchiolando di più in questo momento, proprio perché siamo stati in grado di costruire, nel mio mondo si chiamano rivelatori, nel mondo degli astronomi si chiamano telescopi o microscopi, nel mondo del microscopio elettronico, per esempio, nel mondo della biologia molecolare o quello che sia, e noi siamo in grado di scoprire nuove cose. E la risposta alla sua domanda è: non lo so veramente, perché ancora fra 10 giorni magari qualcuno. No,
però diciamo penso che anche lì ci sia molto da ancora da capire. Diciamo che quello è il modello che nel nostro mondo al momento è più quotato, e anche se ci sono delle tensioni, come le chiamiamo noi, fra le varie misure, ancora sembra che questo modello che vi ho descritto stasera regge molto bene. Sì, potrebbe influenzare, se non altro le quantità. Perché, come vi ho cercato di spiegare, la quantità di cose che noi osserviamo oggi dipende dall'epoca del nostro universo, no? Quindi dipende da quanto tempo ha avuto per potersi formare. E quindi sì, la risposta è sì, assolutamente. Io credo, se lei mi permette, signore, io credo che sia... Se no, prego, vai. Sarebbero molte domande e alla fine mi è venuta invece una curiosità. Per chi sta studiando le onde gravitazionali, come faceva lei fino a poco tempo fa, sembra quasi un controsenso passare ad un'altra ambito di ricerca nel momento in cui forse le onde gravitazionali sono più di moda, e quindi mi è venuta la curiosità di capire cosa l'ha spinta a cambiare, quasi come una rock star che cambia gruppo nel momento in cui si sta facendo... quindi è più una curiosità personale. In realtà io ho cambiato molte più volte che sono le onde gravitazionali o adesso la materia oscura, perché ho fatto anche per oltre 15 anni acceleratori di particelle, quelli che stanno al CERN di Ginevra, eccetera. Quindi la spiegazione è molto semplice e banale di perché io a un certo punto ho lasciato quella fisica e che mi hanno assunto per fare acceleratori di particelle, quindi mi sono trovato a dover decidere questa cosa, e non è nemmeno però vero questo, perché io ho continuato a fare quella ricerca per altri 10 anni, però io sono... cercavo le onde gravitazionali con un rivelatore particolare, che se per caso vi capita di venire a Frascati e a visitare i nostri laboratori ancora lì, che è un rivelatore molto più semplice di quelli che vi ho fatto vedere, ed era una grande barra di alluminio di 2300 kg sospesa per un unico cavo e raffreddata a 300 millikelvin, vicinissima allo zero assoluto, dove tutti gli atomi sono praticamente fermi, immobili, perché il loro moto browniano, cioè il fatto che loro possano vibrare, perché come vi ho anche raccontato, no? La temperatura è il fatto che le molecole si muovano in qualche modo, dentro la barra era la stessa cosa. E quando arriva un'onda gravitazionale, quella barra avrebbe dovuto vedere tutti gli atomi che si muovevano per effetto dell'onda gravitazionale. Non so se vi ricordate il filmatino che faceva oscillare la cosa. Bene, quella tecnologia negli anni... io mi sono laureato nel 93, negli anni 98-99 è iniziata ad andare in declino, perché non aveva più la sensibilità adeguata per poter vedere le cose, e tutta la comunità dove io lavoravo si è trasferita sugli interferometri laser, quindi ha continuato a fare quello che diceva lei. In realtà io mi sono appassionato a quello che facevo anche nel nuovo mestiere che ero chiamato a fare, perché mi avevo dato un posto su quello, e quindi ho seguito per molto tempo e seguo tuttora i miei colleghi che lavorano sulle onde gravitazionali, lavoriamo insieme su tante altre cose che sono, diciamo, di magari non squisitamente di scoperta delle onde gravitazionali, ma diciamo non mi sono mai occupato di questi interferometri laser, però ho fatto una per quello che, cioè, anche lo voglio dire anche in termini di passione per la scienza, nel senso che secondo me nel nostro lavoro è anche bello cambiare, perché è parte del fatto di scoprire nuove cose. Quindi io ho cambiato 3 volte, una volta sono appunto passato dalle onde gravitazionali
agli acceleratori di particelle. Ho fatto per 15 anni acceleratori di particelle, e anche facendo, anche ottenendo risultati molto belli, e poi sono tornato a fare cose più di astroparticle, come lo chiamiamo noi, cioè di astri e particelle, e studiando la materia oscura. Ma è proprio il bello di fare anche il mio mestiere, che ti permette almeno ogni 10-15 anni di poterti mettere lì in discussione, anche perché vuol dire studiare, vuol dire scoprire nuove cose, perché poi quello vuol dire da un punto di vista pratico, però è il bello, il fascino di fare ricercatore. Quindi non so se ho risposto, ma torniamo alle domande. Io credo che possiamo a questo punto arrivare ad una conclusione di questa bellissima serata. La prego, su. L'ultima domanda. Io sono un tipo pratico, mi piace la teoria, mi piace studiare la teorica, ma anche tipo pratico, molto. Parto dalla pratica prima di arrivare alla teoria dopo. E la pratica mia è ragiono così, cioè mi chiedo come mai, quando l'universo, il Big Bang è capitato improvvisamente, perché a tempo zero era zero, dopo 10,10 alla meno cos'era, 3,6 eccetera, 4,6 eccetera, c'erano già della materia che girava per l'universo, diciamo così, in modo grezzo, no? Allora, così, questo improvviso, diciamo, espansione dell'universo, eccetera, come si può considerarla? E poi anche più avanti sono cominciato a formarsi varie particelle, eccetera, no? Come è possibile giustificare questa espansione improvvisa e uniforme, diciamo, nell'universo, senza prevedere, so, dei pezzettoni di materia, dei grumi di materia, eccetera? Te l'ho fatti vedere, eh? Sì, ma oppure anche nel breve, nei primi istanti, che la materia, poi la gravità si forma dopo, insomma, no? Però cioè, non capisco l'uniformità, e quindi anche la radiazione di fondo, eccetera, l'uniformità dei primi tempi dell'universo. Cioè, si è formato le galassie più tardi. Infatti, noi partiamo da un universo isotropo, uniforme, eccetera, eccetera, cioè che da dovunque lo guardiamo è sempre lo stesso, uniforme ovunque, eccetera, eccetera. Però non è, in realtà l'universo non è così. Se vi ricordate, il fondo cosmico c'ha tutte quelle perturbazioni, che sono esattamente quelle che dice lei. Questo per andare lì ci mette 2 ore, perché in avanti ci mette 2 ore, quindi salto rapidamente dove volevo andare. Questa qui, se vi ricordate, ha tutte quelle dei pezzettoni, in qualche modo, che sono esattamente quello che dice lei. Potrebbe essere un pezzettone di tutto il Big Bang che ha trovato pezzettoni altri. Sì. No, altri universi no, perché non li possiamo osservare. Gli altri universi stanno un'altra parte. Gli altri universi hanno avuto la loro vita, stanno nel loro spazio-tempo. Noi non avremo mai modo di vederli. I metaversi, queste cose che riguardano i metaversi, anche se esistono, non c'è modo di interagirsi, almeno per quanto ne sappiamo oggi con le cose. Esatto. E per esempio, quello che vede qua, sulla sinistra, qua in alto, ok? Questo è come ci aspettiamo che si addensi la materia oscura nell'universo che noi osserviamo intorno a noi. Quindi l'universo non è affatto uniforme, anzi, è molto disuniforme, come vede là, e ha dei grumi che ricordano molto delle reti neurali. Sono la foto dei grumi iniziali. Signori, un'altra grande serata di scienza è quella che abbiamo potuto vivere questa sera con Giovanni Mazzitelli. Tornate a casa, fatevi un bel sonno, perché noi mercoledì siamo di nuovo qui. Il nostro ospite sarà Andrea Cimatti dell'Università di Bologna, e in questo caso parleremo di un altro tema oscuro, quello dell'energia, cui Giovanni Mazzitelli ha accennato, su quale ritorneremo. Quindi non più spoiler, aspettate mercoledì, torniamo puntuali, stesso canale, stessa serata. Arrivederci.